inizi però dobbiamo procurarci tutto quello che ci servirà per sopravvivere nell'oceano. Quindi al mio 3 avremo un minuto di tempo per prendere tutto il necessario. 3, 2, 1, correte! Ok ragazzi, per sopravvivere 24 ore su un gommone devo prendere le cose più essenziali: dell'acqua e un coltello perfetto. Che raga, io so cosa devo prendere. Allora prendo un accendino perché non si sa mai, anzi ne prendo due. Poi cosa posso prendere? L'occhi, magari qualcuno ha mal di testa. E un aspirapolvere. Va bene, un aspirapolvere. Dei tovaglioli. Perfetto, i tovaglioli sono essenziali per accendere magari un fuoco. Prendiamo un diario, magari dobbiamo inviare un messaggio a qualcuno, magari c'è la carta. Perfetto, io ho finito. Una regola fondamentale di questa sfida è che non avremo cibo, se no sarebbe troppo facile, ma ce lo possiamo procurare. Ecco perché, signori e signori, mi sono recato qua. Fate un applauso alla signora canna da pesca con l'esca a disposizione. Signori, ma non è finita qua, devo trovare altro. Per esempio qualcosa che faccia da peso, che faccia da ancora. Ma sbaglio, sta cosa è un'ancora? Sì, perfetto, regà, questa è proprio quella che ci serve. Ok, l'ancora l'abbiamo. Per sopravvivere nell'oceano però avevamo bisogno di qualcosa per galleggiare sull'acqua, e quindi ho comprato questo gommone al prezzo di 260 euro. Ecco qui il gommone, c'è bisogno che qualcuno gonfi, quindi Joe, tu sei l'addetto, vai pure. Oh sì, grandissimo frate. Vai, vai ragazzi, che entro 5 minuti dobbiamo essere in mare aperto. Possiamo fare, ragazzi. Vai, vai, attenzione, datemelo a me, perfetto. Lanciamolo in mare, già, già. Ok, vai, al mio 3 spingiamo, 1, 2, 3. Signori e signori, siamo ufficialmente dentro il gommone e ora andiamo verso l'oceano e ci allontaniamo dalla costa. Siete carichi per questa avventura? Sì, 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 sì. Ma dove ci portate? In mezzo allo schifo? Sì, ovunque. Effettivamente alghe morte ovunque, ma sono proprio curioso di vedere tra qualche ora, quando il sole comincerà a calare e quando voi piangerete. Io già non ci voglio pensare. Ce ne vorrà tanto, credi? In teoria, caro Joe, senti bene le orecchie, siamo quasi a un miglio di distanza. Eh sì, ragazzi, da qua non si vede, ma siamo ultra lontani dalla costa. Ragazzi, qua saranno 3 metri o 4 metri di profondità e il mare sta cominciando a diventare nero, nonostante l'acqua di qua è sempre cristallina. Ciò significa che ci stiamo veramente tanto allontanando. Destinazione ufficialmente raggiunta. Oh mio Dio, raga, devo riuscire. Oh, ok, calma, calma, calma. Devo riuscire a prendere. Prendi l'ancora, Giada. Raga, è tutta ingarbugliata. Oh, stai attento, Giada, non tiriamo. Ok, ragazzi, leva la corda, leva la corda. Signori, lanciamo l'ancora. 1, 2. Ok. Oh, ragazzi, guardate come... Oh, prendi la corda, prendi la corda. Legata la corda. Ok, ragazzi, ancora ufficialmente lanciata. Inizia ufficialmente la sfida. Siamo in alto mare. Amici, le prime 2 ore sono ufficialmente passate. Ok, perché sono solo 2 ore. Ma tra poco vi comincerà a venire fame e lì sarà un problema, dato che non abbiamo cibo. No, io ho portato l'acqua. Ok, ma l'acqua, fidati che non ti sfama lo stomaco. Vabbè, lascia stare, mi mangio là, non lo so. Fino ad ora non ci sono novità, ragazzi, ma non vi preoccupate, vi faremo sapere. Oh, ma che state... Vabbè, comunque vi faremo sapere quando ci sarà qualcosa. Ciabatta. Già, no. Oh, no! Fermo, Joe. Non lo fare, Joe. Joe, stai calmo. No, no! È pericoloso, Joe. È pericoloso, Joe. Non lo fare, non lo fare. Non lo fare, Joe. No! Oh, raga, l'acqua è 7 metri qua, Joe. Prendi, leva l'ancora. Cazzo, vieni, muoviti. Vai! Dammi la mano. No, 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 no. No, raga. Oh mio Dio, sei pazzo. Vieni qua. Oh, bravo Citrullo! Poteva mandarci in barca! Oh mio Dio! L'acqua è ghiacciata, vero? Paura delle acque! Sono 7 metri! Ci potrebbero essere meduse grosse quanto una boa! E tu ti butti! C'è una lascia fatta all'acqua e la me l'ha tirata! Ma che vuoi? Non ho capito, non ti volevi fare spazio! Si siete calmi! Ora c'è un nuovo problema però! C'è un problema! Sento freddo! Appunto, è quello! Non abbiamo tovaglie! Poi Giada, si può sapere che cazzo combini? Non mi volevo fare spazio! Là avevo paura perché l'acqua era tutta nera! Ho detto, fammi mettere l'acqua! Dopo che mi sono posizionata... Va bene, stai zitta! Joe, mi dispiace ammetterlo, ma secondo me te non arriverai neanche a questa notte! Sei tutto fradicio, anzi, meno male che ti sei tolto i vestiti! Ma ora, genio, dimmi come farai, eh! Non lo so! Io mi sono preso pure di panico! Dio,
Cioè, meno male che nessun pesce t'ha morso. Cioè, raga, siamo lontani. La costa è là in fondo e saranno almeno 2-3 chilometri da quando siamo partiti. Quindi, beh, problematica la cosa. Signore e signori, il sole è ufficialmente tramontato. Infatti sono le 8 di sera. Presi, però io sto iniziando ad avere fame. Oggi non ho mangiato nulla. Non mi aspettavo che mi lanciassi questa sfida, tu. Tu invece, Gio, come stai? Tra poco arriva la sera, io morirò di freddo, lo so. Oddio, ma... sto morendo di lo so, ma sai che non possiamo andare a riva, vero? Lo so. Giada, non ti preoccupare perché anche io ho fame. Ecco perché ho portato lei. Oh, finalmente. Signori, è il momento di pescare. Vai. Ok, signori, tutorial di pesca by Crazy. Qua dovrebbero esserci gli ami, quindi devo fare molta attenzione. Ok, eccole qua, perfetto. Ragazzi, ecco qua, esche messe, ami messi. E ora è il momento di calare, sperando di trovare qualche pesce. Al mio via, 1, 2, via. E ora aspettiamo, sperando di pescare qualcosa. Raga, sento qualcosa. Raga, sento qualcosa. Raga, sento qualcosa. Come è possibile? Aspetta, l'ho preso. Allora, dobbiamo stare attenti. Raga, dobbiamo stare attenti. Calma, dobbiamo stare attenti perché non sappiamo che pesce è e potrebbe essere velenoso. Anche. Ok, calma. Dai, ho paura, io lo mangio questo pesce. Dai, lo voglio mangiare. In teoria dovrei far così e ora togliere l'amo. Vediamo. Ragazzi, primo pesce preso. Let's go! Vai! Crudo, ovviamente, però dai. Effettivamente, come lo cuciniamo? Hai un accendino, vero Giada? Sì, neanche due. Poi troviamo un modo per cucinarlo comunque. Mangia, no, fermo! Ma che fai? Ti posso trasmettere malattie, non lo so che cazzo. Stai fermo! Non lo devi mangiare, poverino. Effettivamente mi fa pena, cioè tra un po' morirà. Facciamo una cosa, raga, facciamo così. Voi che fareste in questo momento? Se lo lascereste andare, quindi gli salvereste la vita, iscrivetevi al canale. Se invece ve lo mangereste crudo, commentate qua sotto scrivendo me lo mangerei. Avete 3 secondi prima che muore, iscrivetevi al canale o commentate. 1, 2, 3. Raga, che faccio? Aiutatemi. Buttalo. Preferisco morire di fame. Ok, io credo che la maggior parte di voi sia iscritta al canale per liberarlo. E quindi veloce prima che muore. Ciao pesciolino, fai un buon viaggio. Oh, se n'è andato. E vabbè raga, addio pesciolino. Però raga, ora che cazzo mangiamo noi? Ci sono i gamberetti, no, niente. Ma i gamberetti non li possiamo mangiare, ci vengono le malattie. Ma che ci posso fare? È l'unica cosa. Giada, te che dici invece? Secondo me dobbiamo rimanere a digiuno. Per un giorno non c'è nulla. Tra l'altro è già notte, raga. Regà, è buio pesto e non si vede più niente. Ma non state cominciando ad avere un po' di paura? Leggermente, ancora non è il momento. Sì, tanta paura. Crazy, tra l'altro sto morendo di freddo. Tutte le mutande bagnate, sono tutto bagnato. Mi sono messo la maglietta e ancora sto morendo di freddo. Non so come riscaldarmi. Tranquilla, Gio, tra un po' ti asciugherai e devi stare tranquillo. Di notte mi asciugo, sì. Regà, se non dobbiamo pescare, beh, tanto vale darglielo ai pesci a mangiare, no? No, magari non si sa mai, un'emergenza. Ma che emergenza, dai, diamoglielo ai pesci, su. Sei scherzato, se morivamo di fame tra 10 ore, che fa? Moriamo di fame. Continuate a parlare pure del cibo, ma la vera emergenza, ragazzi, è che qua l'acqua ne rimane una goccia. E l'ultima goccia me la bevo io, non me ne frega. Condividila. Io l'ho portata per me. Cioè, sei un cafone. Ci possiamo bere ora soltanto l'acqua del mare. No, l'acqua del mare non si può bere. Comunque non è questione di essere cafone, avevo sete, ok? Ah, vabbè, sì, l'acqua era mia, l'avevo portata per me e ve la siete bevuta tutti voi. Raga, ok, basta lamentarsi. Non abbiamo acqua, non abbiamo cibo e dobbiamo resistere tutta la notte qua. Ma come facciamo? Come facciamo? Ok, avevo veramente sottovalutato questa challenge. Ma sto cominciando a essere distrutto e siamo qua solamente da 7 ore. Cioè, non sono passate manco 12 ore e già siamo distrutti. Credo che se questa. Poi, io dico, hai buttato tutti i gamberetti, non possiamo neanche più mangiare. Capito. Che te lo dice di buttare i gamberetti? A prescindere, non li avrei mangiati. Comunque, siamo veramente nella merda adesso. Raga, la canna tira, ma mi sa che. Ma no, ho lasciato la canna in mare! Oh mio Dio! Aspetta. Che culo! Oddio, aspetta,
un attimo, fermi raga, poverino, lo dobbiamo liberare. Dai, Crazy, non te lo salvisto, ti prego. No, Joe. Ragazzi, anche ora, cosa fareste voi? Vi iscrivete al canale e quindi lo liberiamo o ce lo mangiamo? Stiamo morendo di fame, ragazzi. Già, da te che faresti? Madonna, io ho troppa fame, è irresistibile questo. No, vabbè, ragazzi, ok. Sono sicuro che la maggior parte si è iscritta al canale e quindi ha votato per liberarlo. Se invece non fosse così, commentate con io me lo mangerei. Io credo che la maggior parte si sia iscritta, quindi liberiamolo. Pesciolino, fai buon viaggio, ciao. No, basta, me ne vado a nuoto. No, aspetta, Gio, che te ne vai a nuoto? Stai fermo, ma che te ne vai a nuoto? Ma come? No, basta. No, aspetta, Gio, non te ne puoi andare. Basta, io vado. No, aspetta, Gio, ma sei pazzo, ho capito, anch'io sento freddo, ok? Non sei l'unico, però dobbiamo resistere. No, non ce la faccio. No, non farlo, Gio. Aspetta, Gio, aspetta, che cazzo. Ma vai, veloce, me la prendo. Gio, ma sei pazzo. Oddio, raga, datemi la mano. Aiuto, sei impazzito. Oddio. Oh mio Dio, raga, ma siete scemo. Pazzi! Tu sei scemo! Oh mio Dio, mi sono agghiottito un sacco di acqua! Sei cretino! Oddio! Lo capisci che qui in questa... Cioè, siamo 7 metri qua! Che hai concluso! Imbecilli, ora sentiamo freddo! Oddio, ragazzi, ora anch'io. Sono tutto bagnato e sto cominciando a tremare. Ma perché ti sei buttato, razza di cretino? Regà, voi siete pazzi, mi avete fatto spaventare. Se l'hai capito, quello stava indietro, Gio. E Crazy l'ha salvato. No, raga, non potete capire, io mi sto sentendo male. Voglio andare immediatamente a casa, non ne voglio sapere niente. Di challenge, di vittorie. Andiamo a casa, perché mi sono rotta i coglioni. Ragazzi, mi dispiace ammetterlo, ma quando è troppo, siamo tutti bagnati. Saranno le 3 di notte e stiamo gridando, quindi veramente potrebbe esserci gente che magari crede che siamo in pericolo. Dobbiamo andare a casa perché non potremo mai vincere questa challenge. Sì, ti giuro, stavo annegando, io ci sto un sacco d'acqua. Oddio. Poi ho toccato con i piedi qualcosa, erano, non so che... Ma sei scemo, basta, sei scemo. Basta, io devo per andare via. Oddio ragazzi, vabbè, finisce così questa challenge, andiamocene. Questa è la situazione, io e Gio vicini perché stiamo morendo dal freddo. E Giada che si deve fare 2 chilometri a remare per raggiungere la riva. Buona fortuna. Ok, dovremmo darci veramente un limite con queste challenge estreme. Voi ragazzi, ce l'avreste fatta, sì o no? Scrivetelo nei commenti.